Ma è una grossa incognita, perché lo Spezia reduce da un periodo difficilissimo dove ha raccolto pochissimo, due pareggi casalinghi, due sconfitte esterne abbastanza rotonde con Carrarese e Prato, quindi una gara forse che, diciamo che il Como non era l'avversario più indicato per un riscatto dello Spezia, però si sa, il pallone rotondo tutto può succedere. Lo Spezia, ricordiamoci che ha fornito le sue migliori prestazioni proprio con le squadre più blasonate come Bologna, come Mantova e anche Empoli, che nonostante la posizione di classifica sicuramente risalirà la china. Bene, intanto stiamo vedendo appunto l'ottimo spettacolo di pubblico che viene dalla curva, la nuova curva, l'ex curva Ferrovia, e diciamo che saranno circa 1500 gli occupanti di questa curva, considerando anche le donne che quest'oggi, se accompagnate, hanno accesso gratuito. Ecco, ci sarà un lancio di palloncini, quindi uno spettacolo sicuramente molto bello, questo in attesa appunto dell'inizio della partita Spezia-Como. Ecco, a proposito di partita, Mazzucato fa l'esordio assoluto in maglia bianca. Mazzucato, che ricordiamo, ecco intanto i giocatori che escono dal tunnel degli spogliatoi, il Como nella tradizionale maglia azzurra, pantaloncini bianchi, mentre lo Spezia è nella tradizionale maglia bianca, calzoncini neri. Ecco le squadre che stanno entrando al centro del campo. E vediamo adesso i palloncini che dovrebbero essere liberati al cielo in segno di appunto di benvenuto. Intanto vediamo i giocatori schierati al centro del campo, rapida carrellata da parte delle telecamere e l'ottimo spettacolo veramente della curva. È ormai tutto pronto per vedere appunto questo incontro. Divertiamoci insieme, tanto vediamo le splendide immagini della coreografia della curva. Squadre al centro del campo, i capitani Gattuso e Mirisola che stanno per effettuare le formalità di rito. E poi è molto strano, ecco Paolo, te lo chiedo anche a te, vedere una partita senza pali davanti. Sì, per la prima volta Telepiù ha installato un ponteggio proprio nella tribuna centrale, nella tribuna VIP, per ovviare a questo inconveniente che speriamo con la ricostruzione del nuovo campo non ci sarà più. Intanto vedo arrivare anche Onofri per l'occasione, l'ex allenatore. Bene, e magari Telepiù potrebbe anche magari tornare, chissà. Intanto vediamo un primo piano del signor Calabrese di Avezzano, l'arbitro di questa partita. Ecco, tutto pronto, Spezia che attaccherà il primo tempo verso la curva dei suoi tifosi, Como appunto che è alla destra dei nostri teleschermi. È veramente tutto pronto. Ecco, vediamo che Gamberini si ferma a parlare con l'arbitro, vediamo tutto a posto. Evidentemente l'arbitro ha avuto qualcosa da dire, perché Gamberini era andato appunto sotto la curva. Adesso c'è il fumo dei fumogeni che ostacola un po' la visuale. Spezia che quindi in possesso di palla, perde la palla, Mirabelli viene in avanti, lancio, ma è attenta la difesa dello Spezia, poi Mosca, Bambini, il rilancio, Cavicchia non arriva, è per primo Gattuso sulla palla, campo sicuramente non in condizioni buone, la pioggia dei giorni scorsi ha creato veramente problemi a un campo dove ovviamente non è in grado di reggere due gare settimanali. Intanto lo Spezia viene avanti, Scazzola e lo Spezia al primo minuto non riesce ad andare in gol, azione bellissima degli Aquilotti, vediamo probabilmente tra poco il replay. Comunque Spezia che viene avanti, Bambini, ancora un calcio d'angolo. Grande azione al primo minuto,
angolo che è già stato battuto, Spezia tutta in avanti, attenzione, scivola l'attaccante spezzino e viene avanti Mirabelli, fermato in maniera irregolare secondo la decisione del signor Calabrese, calcio di punizione. Quindi al primo minuto Spezia vicinissima al gol con Scazzola e Mazzuccato che non è riuscito a dare il colpo di grazia. Tanto il calcio di punizione è battuto, Mazzoleni sbaglia, Mazzuccato a terra, non c'è fallo, Gattuso palla in avanti, sbagliato, palla ingiocabile, in fallo laterale, la rimessa. Intanto vediamo un primo piano di Gamberini, mentre adesso le telecamere si soffermano su Scazzola, rimessa con le mani effettuata, colpo di tacco di Mirisola, poi non c'è fallo, viene avanti ancora lo Spezia con Scazzola. Questa volta Calabrese interviene, comanda il calcio di punizione. Inizio al Fulmicotone, siamo al secondo minuto. Intervento su Scazzola che rimane a terra, scusate, su Cavicchia. Gioco prosegue, Scazzola ruba palla a terra. Calcio di punizione, noi ci fermiamo un attimo. Un usato sicuro? Fiat Simauto. Ampia esposizione in via Lunigiana alla Spezia. Concessionaria Fiat Simauto, la numero uno in città. Riprende il gioco, palla in area. Interviene Roberto Mosca in anticipo, poi il Como in difficoltà, rinvia ancora. Poi Roberto Mosca a terra al limite dell'area, si gioca. Vediamo Manzo che sbaglia, Bambini. Mazzuccato salta, viene anticipato, viene avanti ancora il Como con Mirabelli, gira bene, poi Mirisola in anticipo, commette fallo, calcio di punizione per il Como. Calcio di punizione per la squadra bianco-azzurra, vediamo Tardelli adesso l'inquadratura dell'arbitro. Calcio di punizione affidato a Gattuso. Cappelletti stacca, rinvia, ma a centrocampo ancora il Como, fa buona guardia, poi Gamberini che non ha problemi a intervenire su questo lancio in avanti. Bosetti, Spezia che può schierare la miglior formazione, intanto c'è un intervento falloso su Cavicchia al tre quarti di campo, nella metà campo dello Spezia, del Como, scusate, dicevamo lo Spezia può schierare la miglior formazione, Bosetti e Vecchio espulsi insieme a Nardecchia se la sono cavata soltanto con l'ammonizione, con diffida. Mazzuccato, Maragliulo non filtra, poi esce dall'area di rigore il Como in difficoltà, comunque dalla parte centrale Mirisola che rientra, sbaglia tutto, palla verso il portiere Franzone. Quarto minuto e 30 secondi, Scazzola si gira bene, serve Cavicchia in fallo laterale, la rimessa in gioco per lo Spezia, ancora qualche secondo per noi. L'isola pedonale nel centro Luna a Salzana, mette ai tuoi piedi Dottor Martin, la voglia di camminare. Gioco che riprende, Scazzola. C'è un tiro cross pericoloso e il portiere è costretto in angolo. Scazzola sempre. Calcio d'angolo numero 2, vediamo l'esecuzione dei giocatori spezzini. Gattuso che libera alla meglio, poi vediamo che Bosetti è in anticipo, il lancio pesca però in fuorigioco un giocatore dello Spezia, calcio di punizione, vediamo il guardaline che opera sotto la tribuna, dovrebbe trattarsi di Candelori, comanda il calcio di punizione, gara che riprende, Como che deve fare a meno di Cattelli e Mirabelli che sono tra i più bravi della squadra, adesso vediamo Scazzola che copre bravo a terra, calcio di punizione per lo Spezia.
siamo al sesto, ci fermiamo un attimo. Poi scazzola verso il giocatore Mazzuccato, Roberto Mosca, attenzione, c'è il tentativo in angolo, terzo tiro della bandierina con questa esecuzione del giocatore Roberto Mosca, mentre Mazzuccato incita i tifosi. È già un idolo probabilmente. Angolo battuto, Maragliulo. C'è un intervento probabilmente che rimbalza sulla mano di Zappella, comunque non c'è fallo secondo l'arbitro. Cappelletti cavicchiava altissimo, anticipato comunque, poi Mirisola 2 contro 1, si prosegue, a terra ancora cavicchia, l'arbitro lascia proseguire, poi Scazzola protegge la palla che va in fallo laterale, rimessa per lo Spezia, Maragliulo, Scazzola ancora, intanto vediamo l'azione precedente, forse la palla che colpisce la mano di Zappella, si prosegue Mirabelli, lancio centrocampo dove viene avanti Dionigi, anzi era Gargioni, viene avanti il Como, attenzione alla sovrapposizione di Collauto, Bambini in fallo laterale molto bene, rimessa e niente, il Como spreca questa opportunità quando siamo giunti al 7.45, ci fermiamo ancora un attimo. Sala giochi Jumbo, l'unica sala giochi Jumbo, ed è già divertimento. Si riprende con il Como che viene in avanti con Collauto, palla in avanti, sbagliato il lancio, fa buona guardia Cappelletti, rinvio, cavicchia in anticipo Gattuso, Como che sale in questa fase, lancio di Bravo, errore e il Como ha la possibilità, ma Dionigi non si avvede, o perlomeno lo fa quando la palla diventa difficile da giocare, spreca, ecco che stiamo rivedendo, errore di Cappelletti e Dionigi che in sforbiciata manda la palla alta sulla traversa. Gamberini riprende. Spezia che è partito fortissimo, ha avuto al primo minuto l'occasione gol. Mazzuccato a terra, si gioca ancora. Campo sicuramente molto pesante, poi Bambini, ruba palla, Mosca. All'indietro verso Cappelletti, imposta ancora Mirisola. Lancio ottimo verso Bambini, mette la palla a terra il giocatore dello Spezia, ha difficoltà adesso, gioca all'indietro, ancora verso Mirisola. Palla in area, libera la difesa del Como, poi c'è un contrasto a centrocampo, un intervento falloso di Mirisola, un calcio di punizione per Ilariani. Al 9 minuto e 30, ci fermiamo un attimo. Città di Venezia, via Salzana 56 a Migliarina La Spezia. L'eleganza in pochi secondi. Gioco che era già ripreso, Cappelletti in possesso di palla. Lancio in avanti, cavicchia non raccoglie, c'è il Como che viene in avanti. Intervento falloso, calcio di punizione, è stato un intervento, vediamo, sul numero 7 Collauto che ha causato il calcio di punizione contro lo Spezia, mentre dalla curva si alza un boato incredibile. Calcio di punizione che sta per essere eseguito, siamo intorno al decimo minuto. Libera la difesa dello Spezia, attenzione al tentativo del Como, c'è il fuorigioco comunque e quindi si ferma tutto. Paolo, un commento, 10 minuti mi sembra uno Spezia volitivo, è partito bene, adesso c'è il Como che sta uscendo. Aveva uno Spezia decisamente superiore rispetto alle ultime prestazioni. Il segreto di questa squadra è che deve pressare, forse l'impegno e la concentrazione di oggi mettono alla frusta almeno nei primi minuti il Como. Peccato per quell'occasione capitata a Scazzola, questo giocatore è molto sfortunato, potrebbe avuto nel corso di questo torneo diverse occasioni per segnare, purtroppo ha trovato sempre di fronte grandi portieri che gli hanno negato la gioia del gol. Comunque una partita apertissima a mio giudizio. Bene, Como in possesso di palla, centrocampo Mazzoleni, lascia Collauto,
triangolo, poi c'è il lancio che arriva a Mirabelli, cross comunque che taglia tutta la difesa dalla parte opposta a Bambini, comunque mette la palla sui piedi degli attaccanti del Como, poi vediamo che Cappelletti spazza, Como in avanti, attenzione a Collauto, palla va in gol, ma nettamente non si può parlare di gol annullato in quanto la bandierina era già alzata, per cui Mirabelli non può campare scuse, certamente era in fuorigioco al momento del lancio. Viene avanti lo Spezia, errore di Bosetti, diamo ancora l'azione precedente, tanto il gioco è ripreso, Bosetti, Omar Bosetti che in possesso ancora di palla verso Mirisola, lancio su Maragliulo, posizione di ala destra, primo Maragliulo all'indietro verso Scazzola, commette fallo Caviglia danificando il tentativo di Roberto Mosca che poteva avere la possibilità del tiro in situazione sicuramente privilegiata. Gioco fermo quindi, calcio di punizione per il Como, già battuta la palla è a Manzo che la lascia a Gargioni, Cappelletti con calma verso Bambini, errore in fase di disimpegno, poi c'è l'intervento di Roberto Mosca, calcio di punizione per Ilariani, ecco Roberto Mosca inquadrato. Triangolo che non si chiude per l'intervento di Bambini, poi ancora un fuorigioco di due giocatori del Como, il gioco si ferma ancora per permettere allo Spezia di eseguire il calcio di punizione esattamente al 13:30 nel corso del primo tempo qui al picco tra lo Spezia e il Como nell'anticipo per la diretta di Telepiù. 0-0 il risultato. Scazzola a terra per Mirisola, cambia gioco, arriva a destinazione Mazzuccato, va via Mazzuccato, terreno infame, vedete, impossibile giocare, intervento su Mazzuccato, calcio di punizione per lo Spezia, ci fermiamo un attimo. Lattarulo Vito, Vianino Bixio 50 alla Spezia, perché di tende se ne intende. Tanto vediamo il replay, il fallo, e vediamo anche Maragliulo che mette la palla a terra, vediamo se sarà lui a tentare la soluzione dai oltre 30 metri. Vedete questa splendida immagine da basso, Maragliulo tenta la soluzione, è pericoloso il suo tiro, comunque esce un metro sopra la trasversale di Franzone che non deve intervenire. Andiamo con i nostri sponsor. Como che viene avanti, Manzo in avanti verso Collauto, sbaglia il controllo, Bambini recupera, cede poi la palla a Mirisola che mi sembra che stia orchestrando bene il gioco. Roberto Mosca, davanti Roberto Mosca da solo, perde palla, purtroppo il campo non permette delle giocate tecniche per cui occorre dar via la palla di prima. Tanto viene avanti il Como con Zappella, sbaglia Mosca in fallo laterale, rimessa per Ilariani, ritmo che è un pochettino sceso, siamo al quarto d'ora, poco più. Como che dopo aver rischiato nei primi 3-4 minuti ha preso le misure alla squadra dello Spezia che è partita veramente sparata, adesso la partita è certamente equilibrata, rimessa intanto con le mani, si fa trovare libero Mirabelli, attenzione, poi c'è un fallo su Caviglia, calcio di punizione comandato da Calabrese di Avellino, falli tattici, poteva scattare il contropiede,
calcio di punizione che deve essere ancora battuto. Siamo al sedicesimo. Mazzuccato allunga la palla, va in fallo laterale, la rimessa è per la squadra lariana. Alza Gargioni la gamba, dà ragione al giocatore maglia azzurra l'arbitro. Calcio di punizione per il Como. Siamo ormai al 17° minuto, ci fermiamo un attimo. Quando da un trasloco chiedi garanzie, Fiorini Traslochi. La velocità nell'esecuzione. Fiorini Traslochi, via Volta 104 alla Spezia. Lotta a centrocampo. Vediamo che Vecchio alza la mano, ma non c'è fuorigioco e Bosetti, anzi Cappelletti, è costretto a buttare la palla in fallo laterale. Attenzione a abusare del fuorigioco. Comode gli attaccanti rapidissimi. Maragliulo li rinvia, vediamo che non c'è nessuno, la palla in possesso di Bravo che cede all'indietro a Franzone. Franzone gioca bene la palla anche perché non c'è pressing. Fallo di mano di Merisola, intervento dell'arbitro. Paolo, partita che si sta facendo difficile. Ma più che difficile, sta un po' calando il ritmo, chiaramente era impossibile impostare i primi 45 minuti sulla velocità con cui è cominciata la partita. Il Como chiaramente è una grande squadra, sta prendendo un attimino l'iniziativa in mano senza però creare alcun pericolo alla retroguardia dello Spezia, almeno fino a questo momento. Infatti il gioco staziona generalmente a centrocampo. Adesso c'è un'azione pericolosa, Dionigi bravissimo, poi va a terra Dionigi, non c'è fallo e si gioca. Sicuramente non c'erano gli estremi per il calcio di rigore. Il Como comunque in possesso di palla ancora. Zappella con l'auto, terreno infame veramente. È il Como che imposta ancora. Dozio all'indietro verso Gattuso, fa girare la palla alla squadra di Tardelli. Zappella, sbagliato il lancio in fallo laterale, la rimessa per lo Spezia. Pubblico che è commovente veramente, poi fra l'altro sentirete sicuramente gli effetti della nostra telecronaca. Il pubblico fa un tifo d'inferno, aiutato anche da un effetto eco certamente molto particolare. Calcio di punizione intanto per lo Spezia. Abbiamo Scazzola, scivola Roberto Mosca che poi cadendo trascina Zappella. Calcio di punizione già battuto, Gattuso. Viene avanti con l'auto, anzi è il terzino Manzo. Il cross è buono, certamente l'idea è intelligente, soltanto che non ci crede Mirabelli e l'azione fortunatamente per lo Spezia sfuma. Tanto vediamo che c'è Tardelli che si alza, dà disposizioni ai propri giocatori, mentre Gamberini raccoglie la palla, si appresta a rinviare. Ventesimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 al picco tra lo Spezia e il Como nell'anticipo della decima giornata. Decima giornata che domani vedrà un testa a coda terribile, Pistoiese Spal, certamente una delle gare più importanti della domenica calcistica. Tanto c'è un calcio di punizione per il fallo di mano di Collauto, calcio di punizione già battuto. Merisola attende Bambini, riceve, riesce ad andare via Bambini, corridoio per lui in una zona di campo dove si riesce a giocare. Mazzuccato ottimo per Bambini, bravo anche Gattuso che comunque dà il fallo laterale allo Spezia, già battuto. Mazzuccato ci tiene a far bella figura. Mosca vince un contrasto, attenzione, costretta a cedere a Mirisola, va a cercare terreno giocabile. Prosegue da solo Mirisola, fallo, calcio di punizione per lo Spezia. Arriva anche Bosetti.
siamo al 21esimo minuto, vediamo il replay del fallo. E Scazzola che si appresta a giocare questa palla. Scazzola, l'arbitro interviene, fa arretrare di un paio di metri la disposizione della barriera. Ah, calcio di punizione che parte. Va altissimo, cavicchia, poi commette fallo Maragliulo, rimane a terra il portiere, noi ci fermiamo un attimo. Cassa di risparmio di La Spezia, da 150 anni al servizio della gente. Con il gioco che è già ripreso, vediamo che l'azione di Manzo trova libero Mirabelli, riesce a servire Mazzoleni che viene in avanti, poi si propone, bravo, va a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro, poi Maragliulo mette in fallo laterale. Rimessa quindi per il Como, siamo alla metà del tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0, rimessa per Bravo, poi c'è l'intervento falloso di Bosetti, vedete l'occhiataccia di Calabrese, il calcio di punizione per il Como. Con l'auto sulla palla, calcio di punizione che sta per essere eseguito dal tornante. Gamberini viene superato dalla traiettoria, comunque la palla non tocca nessuno e viene in fallo di fondo la rimessa dello Spezia. Bambini, Oliva e Giuseppe Motta che sono addirittura messo fuori. Mazzuccato, troppo laterale il lancio, ingiocabile. Insuccesso di queste domeniche, cerca di cambiare. Rimessa già effettuata, Gargioni verso Collauto, Mazzoleni, arriva anche il compagno, il capitano Gattuso, cede a Bravo che sbaglia il lancio, vediamo Cavicchia per primo sulla palla, errore di fase di disimpegno di Maragliulo verso Mirisola, attenzione al break del Como che viene avanti ancora con Manzo. Bravissimo Bambini, poi c'è un intervento in scivolata. Spezia che viene avanti con Maragliulo, cede la palla a Bambini, sicuramente tra i più bravi, ancora Bambini, campo veramente che è incredibile, impossibile giocare. Ancora Bambini, braccato, intervento bruttissimo di Zappella, calcio di punizione. Vediamo la decisione dell'arbitro, non lo ammonisce anche se probabilmente l'ammonizione ci stava tutta, mentre Bambini ancora a terra, ci sarà il calcio di punizione per lo Spezia. Paolo Ardito, non per sollevare polemiche, ma mi sembra che questo campo due partite, una partita alla settimana non la può reggere. Ma purtroppo, secondo il mio punto di vista, una partita alla settimana potrebbe anche reggerla. Purtroppo è il terreno infame, anche perché piove regolarmente tutti i giorni e soprattutto tutte le partite interne, sia della Migliarinese che dello Spezia. Calcio d'angolo, esce comunque Franzone su Mazzuccato, per cui non ci sono problemi per il Como. Manda vuoto Dionigi Bosetti, rimessa con le mani, affidata a Gamberini. Siamo giunti esattamente al 24 minuti, 0-0, rinvio di Gamberini. Ancora Bosetti, cavicchia col petto, c'è fallo poi di Maragliulo e nulla da fare, quindi Como che sta controllando abbastanza agevolmente la sfuriata dello Spezia. Calcio di punizione battuto da Gattuso, c'è un intervento forse falloso, comunque si gioca, vediamo a centrocampo, Mazzuccato fermato, colpisce il numero 10 del Como, la pallonata di Scazzola, rimane a terra Mazzoleni e noi ci fermiamo qualche secondo. La fantastica offerta di Fumanti, solo 1.990.000 lire e paghi da gennaio 94 senza interessi. Fumanti, pensa per te. Si riprenderà o meglio con l'interruzione, quindi palla scodellata,
la palla è stata messa in fallo laterale per permettere appunto di portare le cure del caso a Mazzoleni, colpito, ecco che si rialza il centrocampista che sta sostituendo Catelli. Calcio, anzi la palla in rimessa laterale, Maragliulo che concede la palla al Como, giustamente si riprende. Belle senza pali, eh? Vediamo Cadregari e il presidente Mastro Pasqua. Spezia che inaugura oggi le nuove divise sociali realizzate in collaborazione con la città di Venezia, elegantissimi, speriamo che portino fortuna. Bellissimo questo primo piano di Cadregari, certamente preoccupato dell'andamento del gioco e del suo Spezia, che è partito molto bene ma si è fermato dopo 10 minuti. Gargioni cede la palla a Mazzoleni, calcio di punizione che sta per essere eseguito. Gargioni, Gattuso anticipa Mosca, tenta il tiro, para Gamberini senza problemi, mentre Dionigi protesta con il compagno. Viene avanti Bambini, lancio lungo, Cavicchia allunga, non c'è nessuno. Poi Mirisola conquista sfera, lancia in avanti Cavicchia, ma c'è l'intervento da parte di Zappella, palla in fallo laterale, già Bambini sulla sfera, si appresta a rimettere. Cavicchia non si intende, tocca però per ultimo un giocatore del Como, la rimessa effettuata. Buona questa azione tutta di prima, Bambini stacca Mazzuccato, non c'è nessuno, esce Bravo, rinvia Bosetti in anticipo, c'è fallo di Dionigi, calcio di punizione per lo Spezia, già battuto Maragliulo, a terra Scazzola, non c'è fallo, l'arbitro lascia molto correre, questa volta forse è discutibile la sua decisione. Attenzione al contropiede di Mirabelli, ma è attentissimo Cappelletti a centrocampo, comunque insiste la squadra dell'Ariana, tre uomini in fuorigioco, c'era Dionigi in fuorigioco, l'arbitro non è intervenuto perché la palla è direttamente giunta a Gamberini. Maragliulo vince il contrasto, ottimo per Cavicchia, la palla è leggermente alta, troppo bassa per Cavicchia, interviene bene Zappella, adesso ancora Cavicchia, però interviene a centrocampo, vediamo che viene fermato Mirisola e Bravo riparte in avanti. Dionigi controlla la palla il numero 9 e perde il contrasto. Gattuso ancora verso Gargioni, intervento falloso di Scazzola su Gargioni, calcio di punizione, ci fermiamo un attimo. Concessionaria BMW Intercar, via Pascoli 8, via privata OTO 6, La Spezia. Pochi minuti fa per il Como, ma sono stati tutti graziati. Viene in avanti in mano. Tanto il Como Manzo viene in avanti, il gioco è ripreso, c'è il lancio in avanti, Dionigi in fuorigioco e quindi il tentativo del centravanti sarebbe stato inutile. La partita riprenderà con il calcio di punizione di Gamberini, che quest'oggi non è ancora dovuto intervenire, mentre lo Spezia ha avuto certamente l'occasione migliore dopo pochi secondi con Scazzola, che però ha sprecato una occasione che sicuramente avrebbe cambiato la partita. Tanto siamo giunti alla mezz'ora, il risultato è 0-0, lancio sbagliato, Como che è sicuramente più squadra in questa fase. Scazzola, intervento forse a gamba tesa, Bravo, Mirabelli non controlla, Mirisola spazza, anzi è vecchio, con calma Gattuso, poi vediamo che Gargioni conquista la palla, la cede a Vecchio che è in anticipo su Dionigi, però adesso è in difficoltà, arriva Cappelletti a aiutarlo e riesce lo Spezia a uscire da una situazione certamente non semplice.
Maragliulo allunga, ma non scatta Mazzuccato. Il lancio in avanti, Roberto Mosca, poi scatta Manzo. Comunque Bambini è attento, cede la palla a Gamberini, che con calma controlla, poi a centrocampo il Como conquista palla, Scazzola bravo, ancora bravo che supera Scazzola, ma in anticipo comunque la difesa dello Spezia, ancora Cristiano Scazzola, Mierisola, ancora Bosetti, lancio in avanti, Maragliulo, scatta Mazzuccato, questa volta il campo sicuramente ha condizionato l'esecuzione, ma Maragliulo non è certamente ai massimi livelli di forma. Roberto Mosca va a terra, poi c'è un fallo di Maragliulo e calcio di punizione per il Como. In giornata no Maragliulo, ma sono alcune domeniche, non capiamo perché Maragliulo sia in campo oggi e non capiamo soprattutto perché Oliva sia in tribuna. Franceschini sta sproloquiando come al solito. È Zanotti che sta sproloquiando perché è un lecchino che non vuole che ci siano assolutamente critiche verso la squadra, invece ce n'è da fare. Motivo ovviamente in tribuna si discute su Maragliulo Oliva, ovviamente sono due giocatori che hanno caratteristiche opposte per chi ovviamente segue il calcio e ne capisce. Peggiore in campo. Dunque si prosegue. Il gioco con Dozio, cede all'indietro verso il numero 4 Zappella, scusate Gattuso, poi c'è il contropiede, Cavicchia, vediamo Cavicchia, a terra al limite dell'area, Mazzuccato commette fallo, arbitro sicuramente che è in giornata ancora più negativa di Maragliulo, non ferma il gioco per un fallo su Cavicchia, poi ferma invece Mazzuccato lanciato a rete. Vediamo Mazzuccato che certamente si aiuta, ma è discutibile la prima decisione quando Cavicchia è stato toccato sul piede d'appoggio. Forse rivedremo le immagini, comunque rimane il fatto che lo Spezia spreca un contropiede buono e Mierisola si busca la munizione. Ecco, vediamo Cavicchia, ecco l'intervento netto sulle gambe da parte di Gattuso su Cavicchia. 33 minuti giocati, lo Spezia che viene in avanti ancora, Cavicchia anticipato in fallo laterale, rimessa affidata a Bambini, all'indietro verso Cappelletti. Scazzola attende il numero 10 Mazzuccato e c'è l'angolo, buona questa azione al 34esimo. Mazzuccato che crossa per Mosca, calcio d'angolo numero 4, vediamo l'angolo eseguito da Bambini, già battuto Maragliulo. E il cross è molto pericoloso perché la palla è rimbalzata davanti a Franzone, avete visto che però è stato molto bravo, vediamo l'azione precedente e l'intervento di Manzo in calcio d'angolo. Adesso c'è quello di Bambini in fallo laterale, la rimessa affidata a Gargioni che prosegue l'azione offensiva dei Lariani cedendo a Mazzoleni. Gattuso anticipato nettamente Dionigi, Manzo, palla alta, Scazzola subisce fallo da Bravo, calcio di punizione già battuto, Mierisola, intervento regolare, il Como che rimette in area, comunque Gamberini rischia qualcosa, si lamenta anche del terreno, veramente infame il campo, problema che più si gioca peggio è. Maragliulo Scazzola, buono questa volta il lancio, Mierisola non riesce a controllare, d'altra parte non era facile. Mirabelli intanto porta a spasso la palla, attende l'arrivo di Manzo, Como che spinge molto sulle fasce, adesso è in difficoltà, comunque il Como esce bene dall'area, Dozio si libera, attenzione,
Bosetti in fallo laterale, si spinge a centro area, palla in fallo laterale, Como che rimetterà all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Ecco Omar Bosetti, vediamo in questa fase su Mirabelli, ottima questa inquadratura, mentre vediamo appunto l'azione che ha causato questa rimessa laterale. Viene in avanti il Como, lancio in avanti, si abusa un po' troppo del fuorigioco, Baresi insegna a alzare la mano, però si rischia un po' troppo in difesa dello Spezia, anche perché non è che ci siano giocatori rapidissimi. Como che viene in avanti ancora, 36 minuti giocati, bravo all'indietro verso Mazzolini, lateralmente verso Collauto. Ancora il Como che viene in avanti, Manzo tenta la soluzione, sbaglia, colpisce male, palla sul fondo, la rimessa sarà per lo Spezia. Paolo, un giudizio, siamo al 36esimo minuto, direi che adesso la partita è sicuramente equilibrata, però il Como mi sembra che sia più squadra dello Spezia. Ma relativamente per quanto ho visto fino adesso non direi, anche perché lo Spezia ha ritrovato due buoni spunti che l'hanno, diciamo così, rigalvanizzato dopo il buon avvio di gara. Ora la gara avvolge secondo me a favore dello Spezia, che si avvicina senz'altro con maggior decisione alla porta avversaria. Fino adesso il Como non ha ancora fatto un tiro in porta, non ha minimamente impensierito Gamberini, e diciamo che se c'è una squadra ai punti che meriterebbe fino a questo punto di vincere è lo Spezia. Attenzione a Cavicchia in posizione regolare e guadagna un angolo proprio in estremis, tocca per ultimo, sembrava ci fosse stata una deviazione, la palla era schizzata oltre la traversa, non c'è stata deviazione, quindi vanifica questa azione offensiva. D'altra parte Cavicchia non è certamente un rapido, e la rimessa del Como già effettuata, viene avanti con Manzo sulla destra, uomo che spinge tantissimo, bene Cappelletti in anticipo, attenzione Mirisola che sbaglia in maniera piuttosto si vede bene, Nico. Semplice questa esecuzione. E il Como che viene in avanti ancora, Manzo, Mirabelli conquista la palla, la cede a Manzo che è libero sulla destra, vedete la palla che rimbalza male e Gamberini riesce a intervenire, subisce anche fallo Gamberini, rimane infortunato, vediamo che mette la palla in fallo di fondo, fallo laterale per permettere, vediamo, di essere curato, rimane a terra Gamberini, speriamo che non si tratti di nulla di grave, vediamo il sofferente Gamberini sull'intervento di poco fa, mandato la palla in fallo. Laterale per permettere appunto di curare Gamberini. In curva c'è qualche movimento, una curva certamente enorme, però non riusciamo capire cosa stia succedendo, poco male, anche perché adesso è inquadrato Marco Tardelli, mister del Como. Ecco, vediamo adesso in curva le immagini, vediamo che tutto regolare, mentre purtroppo Gamberini zoppica molto vistosamente. Gamberini probabilmente ha subito una distorsione nell'uscita di poco fa. Mentre speriamo che non quadri. C'è qualche tafferuglio in curva dello Spezia, speriamo che le immagini non inquadrino quello che sta succedendo tra pubblico amico, forse ci sarà stato qualche tifoso del Genoa
magari che non ha gradito il territorio nazionale. Qualche sfottò da parte evidentemente di tifosi della Sampdoria. Si sono sentiti punto cori pro Parma. Attenzione a Mirabelli, e sbaglia l'occasione del vantaggio esattamente al 41esimo minuto. Il Como ha l'occasione per passare vantaggio, ma Mirabelli spreca veramente l'occasione più importante che il Como ha avuto. Lanciato solo davanti a Gamberini, ha messo incredibilmente forte in chiusura di primo tempo, siamo al 42esimo. 0-0 risultato, direi che sono due occasioni per fare. Tanto rivediamo l'azione di Mirabelli, vedete dal dietro, bellissima questa azione, palla che esce di un metro. Non sappiamo assolutamente perché. Tanto il gioco riprende, Spezia. Immagini. Roberto Mosca guadagna un fallo laterale sulla tre quarti nella metà campo del Como, due minuti al termine. Anzi tre, Mazzuccato. Palla che viene conquistata da Cappelletti che spazza sui piedi di Bambini, rinvio di Gattuso, ancora molto bravo Bambini. Maragliulo, poi Mazzuccato, verso Cavicchia, esce Franzone, interviene decisamente e si appresta a rinviare. Dalla parte opposta Vecchio chiude e manda in fallo laterale, comunque la rimessa in gioco sarà del Como, che ha avuto un paio di minuti fa l'occasione più importante per la sua squadra, Mirabelli, ma ha sprecato fortunatamente per lo Spezia. Tanto c'è un fallo di Bambini su Collauto, rimane a terra il giocatore, si rialza, adesso c'è calcio di punizione, vediamo Manzo che si appresta a rimettere in gioco. Spezia sicuramente non ai massimi livelli, se non si esclude appunto qualche sporadica azione, soprattutto una partenza al fulmicotone che poteva portare al gol. Ancora Mirabelli tenta il gol da Cinete. Ancora grande azione del Como. Veramente una prodezza. E Mirabelli si alza. Lo vorrei rivedere adesso su Tele più 2, anzi, se possibile. Veramente una prodezza di Mirabelli, è andato con il grande azione. Ecco il cross. Vediamo. Guardate l'azione. La prodezza, la vediamo noi. Mirabelli. Voi non la potete vedere, è stato veramente una cosa. La vedrete la prodezza, l'avete vista, dice Franceschini. Grande azione di Mirabelli al 44esimo minuto. Abbiamo rivisto sicuramente una delle azioni più importanti. Intanto vediamo che c'è un fallo, probabilmente invertito. Comunque si riprende con Gattuso. Scazzola, la palla è uscita di pochissimo. Gamberini si libera bene, poi lancia verso Cavicchia, fermato questa volta in fallo l'intervento di Gargioni, calcio di punizione per lo Spezia. E Scazzola che si incarica di eseguire. Cavicchia ancora, intervento dubbio su di lui, comunque si gioca, il Como viene avanti con Mirabelli, rapidissimo Mirabelli, troppo lungo il lancio per Bravo che non può raccogliere, la palla va in fallo laterale, la rimessa per lo Spezia, rimessa che sta per essere eseguita da Omar Bosetti. Giustissimo, ancora Cavicchia. Il centrocampo, quindi ha controllato la partita, è andato vicino. Ottima questa azione tutta di prima, Vecchio. Primo tempo, entrambe le volte con Mirabelli. Spazza, palla in tribuna. Tanto siamo al 45esimo e 30 secondi, quindi siamo oltre il tempo regolamentare, c'è stata qualche interruzione. Portando il pallone ad almeno un metro e mezzo da terra, indirizzandolo verso il setto dello sport. Ancora si gioca, vediamo il Como che viene avanti, c'è un intervento numero 11 del Como, di Mirabelli.
di Bosetti su Mirabelli, regolare, viene avanti Bosetti, attende l'uomo e perde palla Mazzoleni, e il Como ancora spreca un'occasione più unica che rara con Dionigi. Vediamo lo Spezia che riparte, ci sarà certamente da rivedere qualcosa, e solo il terreno non può essere un giustificativo di una prova sicuramente non positiva dello Spezia. Stiamo rivedendo le immagini, probabilmente la caviglia è rimasta impantanata nel fango, perché altrimenti sicuramente lo Spezia avrebbe subito il gol. Tanto termina il primo tempo. Ecco Paolo, un tuo giudizio su questo primo tempo. Spezia è partito bene, è finito male. Ma diciamo che è preoccupante quest'ultimo calo, ma può darsi magari un attimino che sia dovuto alla concentrazione. Ormai la partita era finita, questo svarione, questo errore su un altro appoggio, che gli appoggi fino adesso sono costati molto cari, questi appoggi sbagliati nel cammino dello Spezia. Oggi ha sbagliato Bosetti, ha dato via libera alla manovra del Como, che ha sfirato davvero il gol. Forse lì il terreno così pesante ha in qualche modo proibito la felice conclusione, ha impedito la felice conclusione di Dionigi proprio in chiusura. Quindi pareggio, diciamo che a questo punto è il risultato forse più giusto per le occasioni avute nell'arco dei primi 45 minuti. Bene, grazie al commento di Paolo Ardito. Noi concludiamo il commento del primo tempo di Spezia Como, 0-0. Lo Spezia ha battuto 4 calci d'angoli contro 0, ha avuto un'ottima occasione in partenza, ma il Como negli ultimi 5 minuti ha creato 3 occasioni pulite e quindi potevano giustificare il vantaggio. Vedremo se cambierà qualcosa nella ripresa. Intanto ci fermiamo un attimo e ci vediamo per l'inizio del secondo tempo. Bene, sull'uscita di Gamberini è indirizzata però malissimo la sfera, che è terminata abbondantemente in 3 azioni, proprio gol da parte del Como negli ultimi istanti del primo. Risultato comunque di 0-0. Io darei la linea brevemente allo studio, alla regia, e ci risentiremo fra circa 5-6 minuti per il secondo tempo di Spezia Como. Lo stadio Picco, con le immagini di Capitan Mirisola che si appresta insieme ai suoi compagni a disputare questo secondo tempo contro la squadra del Como di Tardelli. 0-0 il risultato dopo il primo tempo, con una Spezia partita alla grande. Intanto vediamo il signor Calabrese di Avezzano, non sufficiente al massimo la sua direzione. Dicevamo, una Spezia pimpante nei primi 10 minuti, un Como addirittura incredibilmente sprecone negli ultimi 4 minuti, in cui Mirabelli e Dionigi per 3 volte hanno avuto l'occasione del gol ma non l'hanno sfruttata. Non è cambiato nulla nella formazione delle squadre e quindi sono i soliti 11 che hanno giocato il primo tempo. Maragliulo, ancora un intervento dell'arbitro, un non intervento dell'arbitro che non ferma appunto un'azione fallosa del Como su Maragliulo, e adesso c'è il calcio di punizione invece per i lariani, mentre si avvicina Roberto Mosca e lo va a redarguire. Ecco, rivediamo il fallo di Mosca, ci sarebbe interessante rivedere quello invece su Maragliulo, che secondo me era certamente fallo. Comunque si prosegue, calcio di punizione sta per essere eseguito da Gargioni, Mirabelli, poi Roberto Mosca riesce a mantenere la palla in campo per un attimo, poi la palla va al Como con questa rimessa con le mani, Manzo verso Mirabelli a terra, cascatore anch'egli, non c'è fallo ovviamente, si prosegue, rimessa con le mani per lo Spezia, Cappelletti, finta, anzi Bambini, bella questa immagine di Bambini, ma sono tutte belle le immagini. Palla in fallo laterale, la rimessa questa volta è per i giocatori di Tardelli. 0-0 il risultato, siamo un minuto e mezzo, intanto vediamo, c'è questo tentativo di Mazzuccato, non va a buon fine, poi lo Spezia in avanti, Mazzuccato verso Mosca Roberto. C'è nessuno, libera
Gattuso, poi vediamo Gargioni, pressa lo Spezia con Mirisola, Manzo, intervento falloso ai 2 minuti e noi ci fermiamo un attimo. Concessionaria BMW Intercar, via Pascoli 8, via privata OTO 6, La Spezia. A Gargioni, palla lunghissima, vediamo, attenzione, c'è un intervento di Gamberini che raccoglie. Spezia che viene avanti, Bambini. Roberto Mosca all'indietro verso Bambini, c'è fallo su Bambini, calcio di punizione per lo Spezia, già battuto, Cappelletti. Lancio troppo lungo, interviene Gattuso, Manzo, si libera bene di Mosca, grande macinatore di chilometri sull'out, Manzo perde comunque l'ultimo contrasto, la rimessa è per lo Spezia, Cavicchia, Cavicchia va via sull'out e c'è l'angolo, tocca per ultimo il portiere, c'è calcio d'angolo, vediamo Franzone che devia in calcio d'angolo, vediamo l'azione di Cavicchia, volitiva, palla in calcio d'angolo, numero 5, il primo della ripresa. Secondo minuto di gioco del secondo tempo, 0-0 risultato. Interviene Vecchio, la palla va sul fondo, quando siamo giunti al 3° minuto e mezzo, ci fermiamo ancora qualche secondo. La fantastica offerta di Fumanti. Solo 1.990.000 lire e paghi da gennaio 94 senza interessi. Fumanti, pensa per te. Franzone al rinvio di con i piedi, perde Maragliulo la palla a centrocampo, scatta Bosetti, spinto da Dionigi, non interviene l'arbitro, Mirisola si libera e scatta sull'out, buona azione dello Spezia. Buono questo tentativo di Cavicchia, purtroppo la palla è colpita male e va sul fondo, intervento di Cavicchia che si dispera, vedete, Marco Cavicchia, 21 anni, prestito della Pro Sesto, ha colpito con il collo pieno leggermente sull'interno, palla che è schizzata, avete visto, lontano dai pali di Franzone. Scazzola mette la palla a terra, cerca di giocarla, scatta Maragliulo, c'è comunque un intervento da parte di Zappella, palla a centrocampo, l'intervento falloso, questa volta l'arbitro dà ragione allo Spezia, calcio di punizione, è stato bravo a commettere fallo Maragliulo sulla palla. Cavicchia fermato, questa volta intervento pulito, Mazzoleni verso Dionigi, tocca per ultimo Dionigi, rimessa con le mani per lo Spezia, Maragliulo verso Mirisola, buona la sua 100ª gara in maglia con lo Spezia, fuori gioco di Mazzuccato, vediamo il guardaline, il signor Radicchi ha trovato Mazzuccato in fuori gioco, si può giocare, la palla non è uscita, Scazzola prova l'azione personale, prova a crossare al centro e non era male il tentativo in velocità, purtroppo la palla è uscita, siamo quasi al 6° minuto, palla in movimento, l'arbitro lascia comunque proseguire, gioco è ripreso, siamo al 6° minuto, 0-0, sbagliato il lancio, Cappelletti, Bambini, Roberto Mosca, Scazzola, corridoio verso Cavicchia, purtroppo la palla, fallo su Maragliulo, poi calcio di punizione e noi ci fermiamo un attimo. Cassa di risparmio di La Spezia, da 150 anni al servizio della gente.
Minuto, intervento falloso su Maragliulo che vediamo, chiede spiegazioni all'arbitro. Primo piano anche su Cavicchia che chiede come la palla deve essere alzata per un eventuale tentativo. Pensiamo che la palla venga scodellata, scucchiaiata come si suol dire. Vediamo Cavicchia che prende la mira della la distanza dalla porta è notevole, siamo ai 25 metri. Vediamo un po' l'esecuzione di Marco Cavicchia. Un gol in C1 nella Pro Sesto, però su rigore contro. Vediamo Cavicchia. Pallone diventa pericoloso. Comunque Franzone ha buona intuizione e interviene e raccoglie. Mirisola rimane a terra, non è stato colpito da nessuno, evidentemente è caduto male. Vediamo Maragliulo che spazza, subisce fallo e quindi si può anche intervenire su Mirisola che è rimasto colpito nell'azione di poco fa. Intervento ancora di Gargioni, avete visto, su Maragliulo, calcio di punizione per lo Spezia, siamo ormai all'ottavo minuto, ci fermiamo qualche secondo. Quando da un trasloco chiedi garanzie, Fiorini Traslochi, la velocità nell'esecuzione. Fiorini Traslochi, via Volta 104 alla Spezia. Si riprende Cappelletti, Scazzola gira bene, ma Mazzuccato incrociava in quel momento, sfuma l'occasione. Bosetti, Scazzola guadagna un fallo laterale, siamo vicini alla... l'area di rigore del Como. Maragliulo, Scazzola, interviene Zappella, Maragliulo sbaglia il tiro ciccando la palla e il Como riesce con Manzo, poi viene avanti Bravo, capisce tutto Mirisola, dà indietro a Vecchio, Maragliulo si impegna molto, Maragliulo sbaglia molto, però vediamo il lancio in avanti. Zuccato tocca per ultimo, anzi no, la rimessa è per lo Spezia, evidentemente un difensore del Como ha toccato, ecco che vediamo, infatti tocca per ultimo il giocatore del Como. Zuccato, Bambini, Maragliulo, la palla che non giunge a destinazione, ci pensa Mirabelli a servire Mirisola, a terra Cavicchia, calcio di punizione. Siamo in buona posizione questa volta, siamo al nono minuto e mezzo, calcio di punizione conquistato da Cavicchia. Vediamo questa inquadratura dei difensori del Como, inquadrato Bravo, adesso lo Spezia con Mirisola, Maragliulo, Mazzuccato, vediamo un po'. Due volte con Mirabelli, palla uscita di pochissimo, poi viene concertata la disposizione della barriera. Maragliulo chiede l'esecuzione, arriva anche il suo ex compagno Mazzuccato. Scazzola prova, Scazzola prova da girare la barriera, gira la palla, esce sulla trasversale del portiere Franzone senza problemi in intervento del numero 1. Paolo Ardito, Spezia che nel secondo tempo non ha fatto come nel primo tempo, vorrà fare un force in finale? Ma è già tanto che non ha permesso più agli avversari di affacciarsi nella propria area. Al finale di tempo davvero aveva messo un po' da pressione nei tifosi di casa perché hanno creato due o tre occasioni pericolosissime. Adesso invece lo Spezia è ripartito abbastanza bene, non è che stia creando grandissime occasioni da rete, però se non altro mantiene il Como nella propria metà campo. Tanto c'è un fallo di Mazzuccato, perlomeno uno scontro tra Mazzuccato e Gargioni, ci sembra, rimane a terra, abbiamo visto anche il volto segnato forse, il fallo comunque era del giocatore, l'abbiamo rivisto, della squadra del Como, non mi sembrava che ci fosse appunto intervento cattivo, infatti tutto regolare, Mirisola, anticipato Cavicchia, il Como riparte, fallo su Cappelletti, l'arbitro ha fermato il gioco, infatti calcio di punizione per lo Spezia, siamo al decimo minuto e mezzo.
sempre 0-0, calcio di punizione per lo Spezia. Cappelletti. Ecco Cappelletti che rinvia lungo, anticipato Roberto Mosca, poi Bambini, bene verso Roberto Mosca, intuizione su Scazzola, interviene comunque Franzone, buona l'intuizione di Bambini, buona quella di Roberto Mosca, troppo lungo il lancio per Scazzola che non è potuto intervenire, il Como riparte, Manzo. Va a conquistare l'out Manzo e la palla è fuori, esce quindi, si deve riprendere con la rimessa in gioco. Siamo giunti esattamente al 12° minuto di gioco per lo Spezia con le mani, vediamo Bambini verso la porta all'arco piscina in difficoltà. Infatti la palla va direttamente in fallo laterale, la rimessa per il Como. Insiste allora il Gargioni. Il numero di Gargioni, fa pressing del porto centrocampo. Mazzuccato fa pressing, ruba palla. Cerca di andarsene, Mazzuccato tocco laterale. Attenzione. Su di lui, arriva Maragliulo. Poi c'è Maragliulo che non riesce a trovare il tempo per il tiro, peccato, era una buona azione di Mazzuccato, poi c'è questo rinvio in avanti, vediamo se Scazzola può arrivarci, no, assolutamente, la rimessa sarà la squadra ospite a battere questo fallo per il Como, noi ci fermiamo un attimo. La Tarulo Vito, Vianino Bixio 50 alla Spezia, perché di tende se ne intende. Che si accinge al rinvio del Franzone che rinvia, palla lunga, Bambini, vediamo, fa rimbalzare la palla, poi Mirabelli la mette a terra e viene messo poi a terra, calcio di punizione per il Como. Ci avviciniamo al quarto d'ora con il risultato sempre di 0-0, partita che occasioni comunque ne ha viste sicuramente, il campo sta penalizzando i 22 giocatori in campo. Cosetti perde il tempo e poi è costretto a rimettere in fallo laterale. Ecco, pallone che ritarda l'arrivo, poi ci pensa un rappresentante delle forze dell'ordine a ricevere la palla in modo che il gioco possa riprendere. Gran tifo in curva dello Spezia, attento Gamberini, Bambini, mentre c'è la sostituzione di Bosetti che non ce la fa a terra, mentre c'è Bosetti a terra, vediamo Bosetti che è rimasto a terra. Vediamo che dei dirigenti Cecchetti, il signor Cecchetti chiama l'intervento dei sanitari, Bosetti è rimasto a terra, vediamo il massaggiatore Moretti alle prese con Bosetti, vediamo un po'. Caviglia di Bosetti sotto cura, evidentemente ha colpito male o ha messo il piede a terra. Infatti sta facendo ampi gesti Bosetti, speriamo non si tratti nulla di grave. Bar Renzo via 24 maggio. Vediamo che Cadregari chiama il cambio. Ecco, vediamo la caviglia di Bosetti sofferente a terra. Dovrebbe esserci la sostituzione, ecco la caviglia di Bosetti, vedete, a terra il giocatore, vediamo se è in grado di rialzarsi, è decisamente sofferente, no, entra Nardecchi ed esce Bosetti al 16° minuto.
Vediamo che viene chiamata la Barella. Speriamo che non si tratti di nulla di grave. Vediamo Bosetti certamente in difficoltà, speriamo che non si tratti di nulla di grave. Arriva purtroppo la Barella per Bosetti, che non è in grado, vediamo, di rialzarsi. Probabilmente una distorsione alla caviglia. In piazza Cavour, il sapore del mare in tavola, il termo termosanitario per le acivi a Roma. Vediamo Omar Bosetti. Poi è stato aperto il nuovissimo ristorante pizzeria Mangia Poco alla piazza. Ella. Mentre ancora Bosetti che viene di Telepiù 2 indugiano su, accompagnato fuori in Barella. Che esce in Barella. Abbiamo detto. Applausi per lui. Vediamo Bosetti sofferente. Vediamo Omar Bosetti che si riprende, cioè soffre ed è costretto a essere portato fuori campo, chiede la mano di qualcuno, una mano amica. Purtroppo per Bosetti c'è la sostituzione con la Barella. Intervento falloso intanto su Roberto Mosca, calcio di punizione. Vediamo il sincero applauso della curva che da queste immagini sembra anche strapiena. Dà indubbiamente un bel effetto. Siamo al 18esimo, 2 minuti quindi se ne sono andati per la sostituzione. Intanto Maragliulo, calcio di punizione per lo Spezia. Ci prova Mirisola che contro il Como ha un conto aperto, l'unico gol l'ha fatto contro di loro, il gioco è fermo. Vediamo il portiere Franzoni che si sta preparandosi a rimettere in gioco. Siamo quindi al 18esimo, ma in realtà non siamo ancora arrivati al 15esimo. Spezia che quindi ha adesso in panchina Troli, Bonfadini ed Amarotti. Tanto Mirabelli rilancia su Maragliulo che rinvia su Mazzuccato in anticipo. Poi c'è Scazzola che ruba palla ma viene fermato dall'intervento in tackle scivolato. Viene il Como in avanti, Mazzoleni. Lancio ancora su Mazzoleni, tocca per ultimo Vecchio, palla in fallo laterale, rimessa per il Como. Vecchio è diffidato, occorre stare attenti. Bravo all'indietro verso con l'auto, sbaglia, lancia Maragliulo. Mazzuccato, fallo su Mazzuccato, calcio di punizione. Vediamo Nardecchia che si appresta a rimettere in gioco la palla. Siamo ormai al 20esimo minuto ed è Cappelletti che serve Nardecchia che nella prima azione offensiva. Scazzola, buono il disimpegno di Scazzola, ancora la palla fra i piedi per Scazzola. Ancora Scazzola prova a crossare al centro, scivola e non c'è nessuno al limite dell'area, non ci sono tentativi dei giocatori dello Spezia. Mosca, ancora Mirisola e Nardecchia. Scazzola, purtroppo non arriva a destinazione, rimpalla la palla, scusate il gioco di parole, gioco fermo perché il pallone gioco intanto è fermo e noi ci fermiamo un attimo. Città di Venezia, via Salzana 56 a Migliarina La Spezia, l'eleganza in pochi secondi. Gioco che riprende Mirisola, si ferma, è costretto a girarsi, poi subisce fallo e c'è calcio di punizione per lo Spezia, quindi una buona opportunità. Alla riga che delimita il fallo laterale, questo calcio di punizione, ci sarà il cross di Scazzola, quindi al centro del calcio di punizione per lo Spezia, mentre si sta chiedendo l'intervento del l'ortopedico, il dottor Coari per Bosetti. Cavicchia gira la palla, esce sulla traversa, opportunità, ma la palla è uscita ancora una volta sopra la trasversale del portiere Franzone. Manzo, Roberto Mosca, Mazzuccato lo pressa in fallo laterale, la rimessa
fallo laterale. Mirabelli si gira, palla in fallo laterale, la rimessa per il Como, scivola Mirabelli, non c'è fallo, palla in fallo laterale, rimessa su Gamberini, dovrebbe ricevere, così è infatti. Gamberini, Mazzuccato è da solo, tre uomini su di lui, riesce a disimpegnarsi bene, ancora Mazzuccato gioca bene la palla, Mazzuccato e serve Bambini, ottimo il lancio, ancora Mazzuccato, Mirisola, poi Scazzola recupera Mirisola in un pantano, esce lo Spezia, Mirisola ancora, si tiene il pallone troppo fra i piedi, Scazzola supera due uomini. Prova a crossare al centro Cavicchia. E Cavicchia non ci crede, questo buon lancio, non ci ha creduto Cavicchia ed è, poteva diventare veramente una buona opportunità. Cappelletti spazza, non c'è nessuno, la palla verso Franzone. Era troppo lontano dal pallone, sembrava un passaggio. Alla metà della ripresa intanto il risultato qui al picco tra lo Spezia e il Como. È sempre di 0-0, break di Mirisola, guadagna un fallo laterale all'altezza del cerchio del centrocampo, arriva Nardecchia per eseguire, rimettere in gioco Maragliulo, errore in fase di impostazione, poi c'è un intervento falloso e noi ci fermiamo un attimo. Sala giochi Jumbo, l'unica sala giochi Jumbo. Ed è già divertimento. Gioco è ripreso, il Como in possesso di palla. Bene Bambini. Cappelletti mette la palla a terra. Mazzuccato, fermato in maniera irregolare. Calcio di punizione. Arriva Maragliulo, cede la palla a Bambini. Bene Bambini sull'out. Poi cross al centro dell'area, Cavicchia. Anticipato, la palla a Gattuso che rinvia in qualche maniera. Poi il pallone messo con l'auto non spreca la palla, la mette a terra e la cede in avanti, ma non c'è nessuno. Cappelletti gira bene verso Nardecchia. Spezia che sicuramente sta lottando per conquistare la vittoria, soprattutto segnare un gol che manca ormai da 450 minuti. Il lancio è sbagliato, infatti il Como viene avanti con Manzo. Gargioni, Mirisola va sull'out, ottima azione di Mirisola. Mirisola ha fatto tutto bene. E c'è un calcio d'angolo soltanto per Mirisola. Ha sbagliato il tocco al centro dell'area. Arriva Bambini, buona l'azione di Mirisola, purtroppo è arrivato stanco, anzi neanche calcio d'angolo. Intervento falloso su Scazzola, calcio di punizione, è una buona opportunità. Mette il pallone a terra Bambini, arriva anche Mazzuccato, arriva Maragliulo, si allontana Scazzola. C'è un buon momento questo per lo Spezia, 25esimo in questo istante, 0-0 il risultato. Calcio di punizione affidato a Mazzuccato, Valerio Mazzuccato, l'ex, vediamo se tenta la soluzione, vediamo che cosa tenterà di inventare. Mazzuccato cross, la palla avete visto, per poco non sorprende Franzone. Bambini intanto prosegue ancora, perde palla Bambini, un trasto falloso di Mosca, protesta Bambini, vediamo l'arbitro, vediamo l'azione intanto di Mazzuccato che per poco non sorprende il portiere Franzone, ancora un replay, poi Cavicchia non è pronto. A terra Mirabelli, gioco è fermo ancora una volta, mancano ancora circa 22 minuti al termine,
il risultato è sempre fermo sullo 0-0 di partenza. Calcio di punizione già battuto. Manzo. L'arbitro lascia proseguire. Mazzucato, Bambini. Intervento falloso su Bambini. Protesta la squadra del Como. Dunque per l'arbitro c'è calcio di punizione che Cappelletti rimette. Maragliulo, questa volta interviene bene, la palla comunque nei pressi di Franzone, interviene senza problemi. Mentre il Como non è che faccia nulla, controlla e basta. Lo Spezia più di questo non può fare, il campo è a mazzagambe e il risultato è inchiodato sullo 0-0. Fallo su Roberto Mosca e calcio di punizione quindi per lo Spezia. È stato a commetterlo Walter Mirabelli, attaccante di 25 anni, confermato dalla società, il terzo anno che gioca nel Como. Calcio di punizione eseguito da Cappelletti. Palla che giunge direttamente al portiere Franzone. E adesso vediamo l'arbitro che finalmente interviene ammonendo un giocatore. Doppia ammonizione, anzi doppio fallo, Mosca mazzuccato e Manzo è il primo che va nella lista dei cattivi. Vedremo fra pochi istanti anche su calcio di punizione per lo Spezia e noi ci fermiamo un attimo. Pedistallo su cui è stata immessa la telecamera dei di Tele Più 2. Il primo fallo non l'abbiamo visto, il secondo non è poi così evidente. Come sembra, ecco. Isola pedonale ad Aulla. Mette ai tuoi piedi Dottor Martin, la voglia di camminare. Gioco può riprendere, ancora Mosca a terra, ci sarà il calcio di punizione per il fallo subito da Mazzuccato. Ecco, vediamo l'intervento certamente falloso di Manzo, calcio di punizione. Mazzuccato, Mirisole, Bambini sulla palla. Vediamo intanto ancora l'azione precedente con Mazzuccato a terra. Vediamo Mastro Pasqua che dà disposizione. Calcio di punizione in favore dello Spezia. Punizione, vediamo un po'. Verso Bambini. Bambini arriva in tempo sul pallone, cosa c'è dell'aria? Ottima l'azione, ma spreca lo Spezia questa opportunità e c'è solo il fallo laterale al trentesimo. Esce Franzone, peccato. Ottima l'azione, purtroppo non c'era nessuno. Dello Spezia, vediamo Cavicchia, il cross ancora a terra, la palla verso molto bello Vecchio, spinto forse Cavicchia, non c'è fallo, spazza dello Spezia in attesa del cross. Zappella, poi c'è Mosca in avanti ancora al centro, in difficoltà la difesa del Como, va Scazzola a pressare. Gattuso libera con molta calma per bene Mirisola, perde il tempo Mirisola, poi Nardecchia non può intervenire, il Como riparte nella palude. Ora lo stesso non riesce a tirare Scazzola, peccato. Grande azione in contropiede dello Spezia, purtroppo non è riuscito ad arrivare al momento del tiro. Poi vediamo che Maragliulo commette intervento falloso, ecco che rivediamo, è riuscito a proprio anticipato all'ultimo momento, molto bene, è stato bravo a anticipare Scazzola che stava ormai davanti al portiere. Il risultato è sempre 0-0, siamo al 31esimo minuto, poco più di un quarto d'ora al termine,
sempre il risultato in bianco qui al picco della Spezia. Tanto c'è Mazzuccato che commette fallo. Mazzuccato col suo vecchio compagno Dozio, infatti Dozio subisce fallo da Mazzuccato, gioco fermo, si riprende con il calcio di punizione già battuto con l'auto sbagliato, un fallo laterale. Bambini tra i più bravi, ancora agganciato e ancora ammonizione di Collauto, e noi ci fermiamo ancora una volta. Nuova concessionaria Fiat Simauto, via Lunigiana alla Spezia. L'imbarazzo della scelta. Fiat Simauto, la numero uno in città. Agita un pochino in panchina. Ammonito quindi anche Collauto. I migliori della Spezia. Cappelletti. Lancia in avanti, dove non c'è nessuno. E la palla va tra le mani di Franzone. Rinvio lungo, vediamo Cappelletti che stacca, ma non ci sono giocatori della Spezia. Vediamo che Cavica va a disturbare il portiere. Mi sembra un ottimo trascinatore, vince da pochi compagni a dare di più. Mirabelli, attenzione, c'è il fuorigioco. In cui si è venuto a trovare Davide Dionigi, calcio di punizione quindi per lo Spezia, con Cappelletti che si appresta a rimettere. Gamberini che quest'oggi fino a questo momento non ha dovuto dimostrare nulla, il Como non è mai stato pericoloso, cioè lo è stato nel primo tempo, negli ultimi tre minuti, ma non è dovuto mai intervenire. Errori gravissimi da parte dei giocatori in maglia azzurra. Adesso c'è la rimessa in gioco di Nardecchia verso Spazzola. Non arriva a destinazione il lancio dalla parte opposta. Vecchio chiude, sbaglia il controllo e la palla va in fallo laterale per la rimessa dei biancoazzurri del Como. Mentre vediamo il lancio, e probabilmente di pochissimo Dionigi era in fuorigioco. Tanto c'è questo palleggio, poi con l'auto trova Manzo libero. Il lancio di Mirabelli, poi Vecchio spazza, mette la palla a terra Cavicchia. Campo infame, Maragliulo, l'apertura, il lancio in avanti sbagliato ancora una volta. Mosca poi questo rilancio in avanti che giunge tra le mani di Gamberini. Non provi almeno con Bonfadini. Cappelletti. Cappelletti, lancio in avanti. Manzo, ancora poi Roberto Mosca, solo per un attimo però. Poi c'è questo rinvio di Mazzoleni. Nardecchia stacca. Nardecchia di testa, ancora poi e la palla giunge ancora una volta a Gamberini. Como che non propone nulla. Spezia che prova in tutte le maniere, ma chiaro che dopo tanto tempo in cui si gioca su un campo al limite veramente della mazzagambe è difficile poi avere la lucidità necessaria. Adesso ancora Vecchio, intervento piuttosto gratuito. Mancano 12-13 minuti al termine, compreso il recupero. Como viene avanti. Manzo, attenzione in area, Nardecchia per bene, dovrebbe uscire Gamberini, lo fa infatti. Spezia che sarà atteso domenica prossima dalla trasferta proibitiva di Ferrara in casa della squadra tra le favorite del campionato. Como in possesso di palla, triangolazione su Mirabelli, fermato in maniera regolare Mosca, fermato in maniera non scorretta, per cui c'è solo rimessa con le mani, già battuta Cappelletti.
Cavicchia a terra, Cavicchia si gira, tre uomini su di lui, ancora Cavicchia, bella questa immagine dal basso, vediamo 1-2 di Cavicchia che guadagna un fallo laterale vicino alla bandierina dell'angolo. Bambini, la rimessa laterale. Forse se Cavicchia avesse avuto una collaborazione. Mazzuccato subisce fallo e c'è calcio di punizione per la squadra dello Spezia. Vediamo Mazzuccato, un esordio certamente difficile ma anche positivo, quello dell'ex del Como, ultimo acquisto dello Spezia in ordine di tempo. Vediamo Maragliulo sulla palla. Vediamo questo calcio di punizione. Maragliulo. Quello dove c'è Scazzola. Non riesce Scazzola a rimettere la palla. Maragliulo e la volta sbagliata. Sfera va al Como che può rimettere quando ormai sono una decina i minuti che mancano da giocare. Di Maragliulo, c'è voluta finalmente quest'ultima perla da parte di Maragliulo per convincere Cadregari. Entra, intanto c'è una sostituzione, esce primo Maragliulo, qualche fischio. Entra invece Bonfadini. Speriamo che possa cambiare qualcosa, ne dimentichiamo perché. Allora, forse era una sostituzione che andava fatta molto tempo fa. Intanto anche nel Como c'è una sostituzione, esce Gargioni ed entra Colombo. Con Colombo, 0-0 che va benissimo quindi a Marco Tardelli. Due centrocampisti, uno per parte, vengono sostituiti. Tanto Mazzoleni col sinistro pesca, bravo, fermato da Nardecchia, Scazzola, lancio lunghissimo in anticipo, Dozio su Mazzuccato, palla per gli uomini di Cadregari. Nove minuti al termine, sempre risultato inchiodato sullo 0-0. Ecco che arriva la palla e lo Spezia purtroppo non 6 partite, questa è la sesta casalinga, ha conseguito solo una vittoria contro la Pistoiese nella prima giornata, poi tutti pareggi. Mirisola ancora prova a fare tutto da solo, poi tocca adesso verso Bambini, commette un fallo anche in questo caso ingenuo fermando l'azione dello Spezia. Rimessa con le mani per il Como che sta portando in avanti a casa questo 0-0 certamente prezioso. Nel tempo il Como non è mai uscito dalla sua metà campo. Spezia non è che abbia avuto molte occasioni. Mazzuccato ancora, commette fallo. Ecco Paolo, un tuo commento su questo Como, anche cosa chiederemo a Tardelli? Ma io direi che una squadra che ha ambizioni di salire quantomeno deve provare a cercare la vittoria per tutti i 90 minuti. Lo ha fatto solo nel finale della ripresa, nel secondo tempo non si è mai vista nell'area di Gamberini. Purtroppo d'altro canto lo Spezia ha dei problemi invece di finalizzazione. Qualche palla al centro dell'area è arrivata, purtroppo gli attaccanti non sono mai stati puntuali all'appuntamento, anche se Cavicchia, a mio giudizio, ha fatto una buona partita. Intanto vediamo ammucchiata a centrocampo, Nardecchia esce, rinviene avanti ma non c'è nessuno, c'è Scazzola che ruba palla, ci vorrebbe qualche errore ma i difensori del Como non hanno sbagliato nulla. Vediamo che tocca per ultimo Scazzola, adesso c'è il contropiede del Como con Dionigi. A terra Dionigi, c'è solo fallo laterale, è stato Nardecchia. 4 minuti scarsi dal 90esimo, Dionigi, 10 minuti.
Mirabelli non ci arriva, è come nel primo tempo il Como dopo il quarantesimo esce fuori e per poco non c'è la beffa. Cronometro che indica che mancano 4 minuti, ma almeno ce ne sono altrettanti certamente di recupero. Spezia che viene avanti con Bambini, tra i più bravi. Sicuramente un'unità abilità. Non c'è fallo su Cavicchia, il Como riparte, Mirabelli. Vediamo che c'è un lancio sbagliato, Roberto Mosca conquista la sfera, la cede a Cappelletti. Mirisola in anticipo, si gioca, vediamo la palla che va allo Spezia in fallo laterale, arbitro che lascia molto correre, lascia giocare, però diciamo che lo Spezia, intanto Buffadini tocca la prima palla, Mosca, ancora un fallo laterale per lo Spezia. Non c'è fallo. Vediamo adesso l'arbitro che comanda il calcio di punizione per la squadra di Tardelli. Chiaro che il risultato lascia molta amarezza in bocca perché lo Spezia non sa vincere. E poi c'è il problema che fuori casa non riesce a portare in porto i risultati. Pubblico che se ne va sconfortato. Gamberini in presa aerea, rinvia lungo. Mazzuccato, anticipato a centrocampo, lotta Buffadini. Lancio in avanti, Cavicchia gira, nessuno può raccogliere la palla. Cappelletti riesce in qualche maniera a liberare poi i Bambini. Lancio lungo verso Cavicchia, ottimo Cavicchia. Non filtra Roberto Mosca. L'apertura d'esterno verso Buffadini. Buffadini, fermato. Mazzuccato alla palla, gol. A due minuti dalla fine, la spreca, peccato. Giocata di Buffadini. Giocata molto bella di Cavicchia e Buffadini, ma Mazzuccato ha colpito male. E lo Spezia spreca con l'ex, ecco che rivediamo. Vediamo il pallonetto di Buffadini, poi non riesce però a superare il numero 5. Colpisce male di controbalzo, la palla esce ed è l'occasione più ghiotta che lo Spezia crea nella ripresa. Ha provato il tiro a botta sicura, ma Mazzuccato, la palla è uscita però abbondantemente sul fondo. Scazzola nel frattempo. Tanto ancora lo Spezia in avanti. Non sbaglia Manzo. Manzo, passo doppio di Manzo. Bravissimo Manzo, il più bravo tra i suoi sicuramente. Bambini, break, Cazzola non passa, poi commette fallo e c'è un intervento di Manzo. Siamo intanto al 90esimo, quindi si giocano i minuti di recupero. Ricordo che Bosetti per l'infortunio. Alla 44esimo lo Spezia ha avuto l'occasione ghiottissima con Mazzuccato che non ha sfruttato comunque la possibilità del vantaggio. Tanta attenzione Mirabelli, si gira bene. E Bambini ancora strepitosa la sua prova. Riesce a portar via la palla e servire Cavicchia, certamente anche egli bravo. Poi c'è un fallo, l'arbitro non lo fischia. Senti Paolo Ardito, un giudizio su questo signor calabrese? Ma tutto sommato diciamo che non è stato una condotta arbitrale totalmente negativa, ha sbagliato qualcosina, forse doveva usare un po' più il cartellino giallo, ha ammonito se non sbaglio solo due giocatori, mentre c'è stata qualche entrata cattiva. Comunque nel complesso direi che vorrei sempre avere un arbitraggio così. Intanto viene avanti Colombo, colpisce la schiena di Vecchio, riparte lo Spezia con Nardecchia, 3 minuti al termine. Si propone in posizione aggressiva Nardecchia, grossa raso terra verso Cavicchia. Arriva Mazzuccato che prova la girata, fermata. Nulla da fare, buona l'azione accompagnato dal grande pubblico del Pitto. Lo Spezia
ci prova fino alla fine. Ancora Nardecchia. Scazzola scatta, ancora Birra in corpo, calcio di punizione, tutto lo Spezia che viene in avanti. Vediamo Calabrese che comanda il calcio di punizione. Siamo un minuto oltre il novantesimo, ma ancora un paio almeno sono stati persi per l'infortunio a Omar Bosetti. Adesso c'è il calcio di punizione per lo Spezia. Vediamo che Mirisola è sulla palla, vediamo un po' cosa succede. Calcio di punizione, Mirisola sulla sfera. E sulla linea salvano i difensori del Como, poi Mosca sbaglia e la palla va sul fondo. Errore sulla linea. Ecco che rivediamo, Dozio ha salvato sulla linea un'azione spezzina che era maturata da un calcio di punizione. Cavicchia aveva superato tutti, anche Franzone, ma non Dozio. Quindi lo Spezia proprio nella fase di recupero, e l'arbitro con un minuto di ritardo soltanto manda le squadre negli spogliatoi. Quindi è 0-0 al termine di questa partita, tante recriminazioni. Purtroppo per lo Spezia c'è ancora uno 0-0. Il pubblico è stato eccezionale, è stato veramente encomiabile. Intanto stiamo vedendo l'ultima azione, ecco Cavicchia che anticipa tutti. Cavicchia, forse c'era anche un fallo su Vecchio a mio avviso. Vediamo Cavicchia, ecco che riesce, ma Dozio sulla linea riesce a liberare, per cui 0-0 il risultato qui all'Alberto Picco nella decima giornata. Lo Spezia pareggia ancora, quindi dopo sei partite soltanto una vittoria, mentre vediamo le splendide immagini che ci stanno regalando i tecnici con i giocatori dello Spezia che escono. Tra gli applausi del pubblico che ha inaugurato la curva con una grande coreografia, con un grande cuore, purtroppo lo Spezia ancora una volta deve registrare lo 0-0, il pareggio casalingo, il terzo consecutivo, e adesso ci sarà la trasferta di Ferrara.